Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. State ascoltando un podcast di Radio SBS in italiano, io mi chiamo Manuela Rispoli. Ai nostri microfoni ritroviamo oggi Santo Crisafulli, che da diversi anni si dedica con passione a mantenere viva la tradizione del teatro in lingua italiana in Australia, a Sydney in particolare. Buongiorno Santo e ben ritrovato ai microfoni di Radio SBS. Buongiorno Emanuela e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Recentemente, in occasione di un evento legato alla Settimana della Lingua Italiana nel mondo, il Comites del New South Wales ti ha conferito il premio di Italo Australian of the Year per il 2024. Un riconoscimento che è stato istituito proprio per mostrare apprezzamento a quei membri della comunità che contribuiscono gratuitamente, con grande passione, alla vita italo-australiana. Che effetto ti ha fatto? Te lo aspettavi? No, assolutamente no. Tant'è vero, nelle parole all'inizio, quando ho cercato di ringraziare tutti quanti, ho detto addirittura ringrazio coloro che hanno tramato questa congiura, appunto perché non me l'aspettavo assolutamente. Ho lavorato per la comunità fin da quando sono arrivato in Australia e per me lavorare, fare qualcosa per la comunità, specialmente per noi immigrati, anche se ormai siamo incorporati nella nuova cultura australiana, io lo faccio quasi come un dovere, ecco. E qual è il tuo bilancio dopo tutti questi anni di teatro australiano? Un bilancio molto positivo, anche perché io sono del parere che il Signore ci ha dato dei talenti svariati, grandi o piccoli che siano, non per metterli, diciamo, sottoterra, ma per metterli a disposizione della nostra comunità. Quindi per me è stato quasi un dovere, io sono un insegnante e nel mio insegnamento ho usato sempre l'elemento teatrale, insegnamento con i bambini della scuola elementare, della scuola media, come lezioni private e anche universitarie. Il mio insegnamento è stato basato sempre su dialoghi, scenette, letture per quelle che avevano bisogno di leggere, pronunziare bene. Ho messo sempre davanti queste piccole scenette, dialoghi, schizzi fatti da me e l'ho trovato abbastanza positivo, e specialmente nei bambini, perché per loro venire a scuola non era, diciamo, un peso, ma era quasi un momento di allegria e ci venivano molto volentieri. Un mezzo per appassionare, insomma, e per aiutare anche. Certo, perché si faceva l'uno e l'altro, i bambini si divertivano, ma nello stesso tempo, anche se non lo sapevano, riuscivano a pronunciare quelle date parole in un certo senso, con una certa espressione. Ognuno aveva il compito di imparare qualcosa a memoria o di gesticolare qualche cosa, perché l'arte del teatro non è soltanto il teatro, è scuola di vita. Santo Crisafulli, direttore della compagnia Bottega d'Arte Teatrale, che ha da poco ricevuto il premio Italo Australian of the Year. Santo, come dicevamo, sono tanti anni che ti occupi di teatro e con la tua Bottega d'Arte Teatrale hai portato in scena diverse opere. L'ultima, se ben ricordo, è stata La Giara di Pirandello, ma recentemente ti sei rimesso all'opera e il 2 e il 3 novembre porterai in scena all'Italian Forum Cultural Centre di Sydney un'opera che vedrà anche la partecipazione dei tuoi amati bambini. Raccontaci. Bene, questa sì che è una storia da raccontare, perché io avevo già fatto tanti anni fa un lavoro con i bambini. C'era una volta un maestro, che è un lavoro, una commedia quasi autobiografica, fino a un certo punto i caratteri, alcune conversazioni sono basate su personaggi veri, però poi naturalmente ho giocato con la mia fantasia. Però i ragazzi in quell'occasione erano un pochino più grandicelli. In questo particolare spettacolo, che ce la stiamo mettendo tutta, quando l'abbiamo annunciato si sono presentati bambini dai 6 anni, alcuni addirittura non avevano nemmeno 6 anni, ve lo potete immaginare. A quell'età innanzitutto la concentrazione è molto breve e non riescono a leggere e quindi devono
imparare soltanto ripetendo le parole, le canzoncine. E devo dire la verità, questa particolare avventura e sfida è stata una delle più grandi che io abbia mai avuto sin da quando ho incominciato a fare questa attività di teatro. Raccontaci intanto il titolo di questa nuova avventura e poi parlaci anche un po' di queste sfide, ma soprattutto di come le hai affrontate, perché immagino tu lo abbia fatto mischiando anche il tuo talento di teatrante con il tuo talento di insegnante. Certo, le cose vanno abbinate, l'ho dovuto abbinare. Il titolo è The Great Recital. Quindi la grande recita. Questa grande recita è basata su delle canzoni dello Zecchino d'Oro, ma naturalmente noi non possiamo usare il marchio dello Zecchino d'Oro, quindi abbiamo usato The Great Recital per dire una grande recita appunto di poesie o di canzoni dello Zecchino d'Oro. Quindi diciamo i bambini sono gli unici protagonisti? Non solo, ho scritto tutto quanto alla scenografia e soltanto con le canzoni. Non potevo fare uno spettacolo perché ogni canzone può durare 3 minuti, 4 minuti massimo. Quindi quante canzoni questi bambini avrebbero dovuto imparare? È una cosa impossibile, ardua, diciamo assolutamente impossibile. E quindi ho aggiunto alcune scenette, alcune con i bambini, altre con qualche adulto, un po' di musica, un po' di interazione con i bambini e abbiamo preparato uno spettacolo della lunghezza di circa 1 ora e mezza. Come l'abbiamo affrontato? Quando mi sono accorto che la maggior parte dei bambini era di un'età, diciamo, di asilo, e allora ho dovuto cambiare il metodo dell'insegnamento. Ho creato dei gruppi con un genitore, o mamma o papà, o di qualche bambino che era un pochino più grandicello e più bravo, a far ripetere le parole o canticchiare queste canzoncine che avevamo scelto. Ti sei preso un assistente alla regia praticamente? Certo, e naturalmente a poco ho visto che ha funzionato e poi non solo, mi sono fatta aiutare anche di una bravissima ragazza giovane che anche lei non parla bene l'italiano, è nata qui in Australia, però si adatta facilmente ma è maestra di musica, che ci sa fare molto con i bambini. E quindi il suo talento, la mia preparazione e l'aiuto pure dei genitori e di bambini anche più grandicelli, con l'aiuto dei mezzi audiovisivi, ci siamo messe a ripetere, a canticchiare, pure a recitare qualche cosa. E così, insomma, ce la stiamo facendo, ci stiamo lavorando sodo e i bambini sono bambini e quel che sarà, sarà, perché è difficile prevedere i bambini. Ma da quanto vanno avanti le prove e ogni quanto vi incontrate? Quante volte la settimana? Allora, le prove vanno da maggio, se non sbaglio, però ci incontriamo soltanto una volta a settimana, il che non è poco, per un'ora o un'ora e mezza, dipende. Alcune volte me ne accorgo che i bambini sono stanchi, quindi è inutile incominciare o insegnare qualcosa di nuovo, quindi finiamo un pochino prima. Ultimamente abbiamo un pochino intensificato perché siamo arrivati agli sgoccioli, ma non basta quel periodo, anche 6 mesi non basta, una volta a settimana. Qual è la cosa che più ti è piaciuta di questo lavoro insieme a loro? Perché è bello sentire bambini che all'inizio non spiccicavano nemmeno una parola, perché alcuni sono figli italiani, altri sono, diciamo, sono nati qua, sono figli di Italo magari, australiani, di genitori che sono nati pure qua. Però a poco abbiamo visto questo progresso. In particolare c'è stata una bambina che è grandicella, però non riusciva a spiccicare certe parole, a imparare la sua parte. Perché però un giorno è venuta e ha detto: santo, la proviamo ancora quella parte lì? Ho detto: ma l'abbiamo provato ieri. Dice: ma io l'ho imparato a memoria. Ho detto: ma non possiamo, ma io la vorrei dire. E allora, vabbè, ho detto: facciamo un'eccezione, riproviamo quello che abbiamo provato ieri. E questa bambina, che prima era, diciamo, non dico restia, ma trovava molta difficoltà a pronunciare, certo, parole un pochino alcune molte difficili, se n'è venuta ed ha pronunciato così bene quella frase, quella strofe che doveva dire, che mi ha commosso veramente. Anche perché
ho visto il sorriso su quella bambina, mi commuovo, per dire ci sono riuscita. Queste sono delle soddisfazioni grandi, che tutto il lavoro che uno fa, eccetera, non si sente affatto. Ci ritroviamo quindi il 2 e il 3 novembre per gustare insieme il frutto di questo bel lavoro, di questa bella collaborazione. Grazie mille, Santo. Grazie, grazie a voi, spero che molti verranno per assaporare quest'aria fresca e gioviale di bambini, che senz'altro vi divertiranno. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.